Allora ragazzi, good morning, buongiorno, abbiamo detto anche in inglese, vedete? Allora, è ufficiale, Lucas Torreira è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva dall'Arsenal, centrocampista dell'Arsenal, in passato è stato anche con la Sampdoria, poche partite, ma è stato anche in Serie A già con la Sampdoria, tanti anni fa. Poi mi sembra che quando era giovane, mi sembra anche al Pescara, comunque è stato un po' in giro in Serie A. Adesso stava all'Arsenal, che non ha fatto male, non è che proprio ha brillato, però non ha fatto neanche male. È uruguaiano e sincero, ha 25 anni, quindi non è troppo grande, è troppo piccola, è l'età giusta secondo me. Ed è un colpaccio da parte della Fiorentina, perché secondo me è un grandissimo centrocampista, molto forte, tecnico, che può far bene alla Fiorentina, conosce anche un po' la Serie A, ma in generale può far bene, quindi grandissimo colpo di Brady della Fiorentina e della Fiorentina in generale, che come è andato Vincenzo Italiano, che è un buon allenatore. Per me è la squadra che non rende, nel senso che Vincenzo Italiano ha perso la Roma, ma a parte aver perso, che poi poteva anche giocare bene e tutto quanto, ma ha bisogno di tempo, perché Italiano, secondo me Vincenzo Italiano è un grande allenatore, giovane a livello di esperienze di squadre importanti, però secondo me è buono. Bisogna vedere se la squadra rende per quello che lui vuole, perché il problema della Fiorentina è sempre la stessa storia, sono i giocatori, quindi che vengono un po' meno. Vedremo che cosa farà. Per me la Fiorentina si salverà e farà un buon campionato. Forse in Europa League ce la potrebbe anche andare, ma bisogna vedere anche andando avanti se farà altri acquisti. Vlahovic, già se Vlahovic non lo vende e lo trattiene, è comunque un grandissimo colpo questo, perché se vende Vlahovic gli ultimi giorni di mercato, come ha fatto Chiesa con la Juve, che l'ha mandato alla Juve, sono cavoli. Se lo rimane, sembra che starà. Che rimanga Vlahovic, pure perché è costoso, la Fiorentina se lo vende pretende i soldi. Attualmente mi sembra che nessuno voglia spendere tipo 40-50 milioni. Detto questo, il Napoli sono anni che cercava Torreira, ragazzi, perché come sempre mancano sempre le penne, come diciamo noi, tipo se del Napoli mancano sempre le penne. Questo centrocampista l'ha cercato da anni dal Napoli, viene, manca la firma, manca l'accordo col club, manca l'accordo col giocatore, è un milione in meno, un milione in più, e non è mai venuto. È venuto la Fiorentina poche settimane e se l'è preso, perché quando un giocatore vuole andare in una squadra e il club e il presidente davvero sono bravi, arrivano subito. Quando vedete le trattative lunghissime, o non c'è mai stata, oppure se c'è stata volevano figli 1,50 euro, tipo De Laurentiis, e quindi sto ragazzo non è mai venuto, quindi grande colpaccio. Ovviamente c'è anche Amrabat Cicocò, c'è anche lui che è il centrocampista della Fiorentina, che era indeciso all'epoca se venire a Napoli o alla Fiorentina, e scelse la Fiorentina. E lì infatti noi tifosi del Napoli lo insultarono, avevamo insultato parecchio, perché diciamo, vabbè, Napoli stava in Champions, la Fiorentina niente, scegli la Fiorentina. Poi abbiamo chiuso un occhio, vabbè, ma è rimasto senza squadra, perché comunque Torreira libera spazio a lui. Si parlava di Amrabat che adesso tornava a Napoli, cioè tornava. C'era questa cosa di dire vieni a Napoli, Amrabat. Non lo so, ragazzi. A parte che mi sta un po' sui coglioni già questo fatto che abbia scelto la Fiorentina al posto del Napoli, mo è andato Torreira, tu non hai più spazio e vuoi accettare il Napoli. Già questo mi rompe un po' i coglioni e mi dà fastidio questa cosa. Partiamo già da questo presupposto. Però se devo valutare a livello di giocatore, sciogli lingue, scarso non è. Quindi, meglio di niente, perché comunque aggiungerebbe un centrocampista al Napoli che serve come il pane, un centrocampista, un mediano in più. Quindi non è che ci sputerei sopra al suo arrivo e mi farebbe piacere sotto questo punto di vista. Come persona mi sta un po' sui coglioni. Però magari verrebbe al Napoli, significa che il Napoli facesse un altro acquisto, a parte Juan Jesus a parametro zero, Giovanni Gesù con difensore, terzino, non si capisce manco che cos'è, e quindi sarebbe comunque un buon acquisto. Ma vedrete che non verrà nemmanco a Marabatta, Napoli.